Abbiamo il signor Bianchi, dimmi un po' il nome. Bianchi Ilio. Ilio, che ha trovato alcune cose di quelle che abbiamo già visto, che ho già registrato, e diciamo che lui le ha trovate. Dove le trovate queste cose? Diciamo così, questo marmo cos'è? L'ho trovato su nel bosco quando andavo a raccolta di funghi. Mentre invece la moneta l'ho trovata 6 anni fa qua, dove per anni i miei nonni, diciamo così, facevano l'orto. È venuta fuori, anch'io continuo a farci l'orto, e così qua mi sono ritrovato questa moneta antichissima, pare che sia. Adesso vedremo, la faremo vedere da qualche intenditore o da qualcuno che se ne intenda. Nient'altro. Ma si riesce a vedere l'anno di che anno è? No. Qua, signore, si dice se... Non si riesce a vedere. Non si riesce perché sembra... C'ha una scrittura... Non è italiano. Vedi, scritta. C'ha una scrittura particolare che non si capisce. Per conto mio è una scrittura... Però se si vede... Cuneiforme, di quelle cuneiforme, quindi antecedenti a... Grecia o... Antecedenti ancora. O antecedenti ancora. Tanto come diceva... Molti e tutti la scritta se la facciamo vedere a Corvo. Chi è Corvo? Vedete, qua siamo al ristorante. Il cacciatore. C'è anche un panorama bellissimo e abbiamo scoperto una zona incontaminata dove riescono a fare ancora a mangiare come una volta, e oltretutto ci sono dei signori che hanno trovato cose particolari che non hanno bisogno di nessun commento. E lì c'è una scrittura praticamente particolare. Palato, è possibile? Come? Palato. Alato? Bene. Bene, bene. Dimmelo un po', dimmelo. No, di mettere qualche articoletto per in modo sensibilizzare chi trova qualcosa a portarlo a far vedere, a interessarsi al riguardo di determinate cose. È vero. Invece se quasi quasi se ci chiedi qualcosa a tanti si annoi probabilmente. Beh, cosa me ne faccio? Preferirei che fosse custodita, poi vedremo. Però non sono neanche più di volgermi, dimmi che voglio dire. Sì, perché in realtà diciamo le sovrintendenze parlano parlano dei castelli, parlano delle cose medievali, delle cose evidenti, però non parlano delle cose che rimangono nascoste e che la gente, come i contadini, i vecchi contadini di una volta, trova nelle loro zone. Esatto. Quindi anziché riscrivere la storia, preferiscono nascondere la storia e preferiscono nasconderla e non parlare di queste cose, che invece in realtà queste persone, come questo signore, vorrebbero che fossero riportate ai vecchi albori. Perché questa che ha trovato il signore è una moneta. Grazie.